I miei carissimi elfi! Lucia, Gianni, cari bambini, vi do il benvenuto nella mia casa. Come vedete, ho un sacco di lavoro con questi monelli. Purtroppo devo dirvi una cosa. Sono appena spariti i nostri ordini per i regali dei bambini. Proprio così, non so come sia successo. Forse è per questo che non riesco a trovare il vostro ordine. Un momento. La vostra lettera mi è stata spedita? Ah, non preoccupiamoci senza motivo. Sono sicuro che il mio elfo li ritroverà. Oh, ci siamo collegati con lui. Oh, Elfi dice di essere sulle tracce degli ordini spariti. Oh, che cos'è questo baccano? Cosa succede laggiù? Oi, oi, calma, calma. Tutto è sotto controllo. Ho cucinato cose ben peggiori. Perché fa questo chiasso? No, accidentoli, devo aver confuso di nuovo le ricette. Oh, adesso preparerò qualcosa di speciale. Vedrete. Farò la zuppa per il 7° compleanno dell'elfo Geremia. Magico cucchiaio! Mescola per bene! Bisogna ricordarsi di tenere d'occhio i propri piatti. In questo modo avremo la certezza di non bruciare nulla. Bene, adesso vediamo come vanno le cose con i regali. Oi, oi, sei sempre con la testa tra le nuvole. Allora, diamo un'occhiata a questi benedetti ordini. Salve, miei eroi! Vedo che alla fine siete riusciti a recuperare gli ordini perduti! Oh, e questo cos'è? Sembra un ordine speciale! Per chi può essere? Vediamo! Cari bambini, non si tratta del vostro ordine? Ragazzi miei, qui c'è davvero tanto da lavorare! All'opera! Nel frattempo controllerò se ce l'abbiamo in magazzino! Oh. Chi è? Mi sono assopito un attimo. Quei monelli mi hanno fatto stancare. Bene, bene. Dovete sapere che stavo proprio leggendo qualcosa su di voi. Già, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Cari bambini, venite dall'Italia. Vero? So anche che vi piace andare a lezione di musica. Oh, abitate qui, vero? Lo so perché a volte ci vanno i miei elfi. E qui cosa c'è scritto? Che vacanza fantastica! Vorrei andarci anch'io. Lucia, Gianni, cari bambini, permettetemi di presentarvi il mio amico. Questo è il mio fedele aiutante, Folletto, il più monello dei monelli. Oh? Cos'è questo rumore? Sogno o son desto? A quest'ora? Non hanno pietà per questo povero vecchietto! Andiamo, Folletto! E tutto accade a casa mia dopo le 10 di sera. Mi aspetta un'altra notte in bianco. Vediamo un po'.
Ah, è il momento della ginnastica serale. Questi monelli. Qualcosa mi dice che è arrivato il nostro caro Rudolf. Voglio vedere se è già qui. Oh, salve Rudolf! Carissimo, sono così felice di vederti. Non avrai per caso mangiato troppi licheni? Che golosone che sei! Qui abbiamo un sacco di lavoro. Dobbiamo trasportare i regali dall'Australia all'Africa. Arrivederci! Preparatevi al decollo. Non funziona. È troppo buio. Cari bambini, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Si è scaricato il generatore che alimenta il telescopio spazio-temporale. Per fortuna è alimentato a rumore. Quindi possiamo caricarlo battendo le mani. Cominciamo? Attenzione! 1, 2! No, no! Dobbiamo battere le mani più forte! Cari bambini, potete aiutarci? Oh, funziona! Ce l'abbiamo fatta! Grazie! Sì, sì! Bene, bene! Vediamo subito se ci sono bambini che si sono meritati un bel regalo. Oh, che birichini! Vediamo se vi trovate nel gruppo dei bambini buoni. Oh, eccovi qui! Complimenti! Il regalo di Natale è davvero meritato! Ricordatevi, dovete fare del vostro meglio per tutto l'anno per meritarvi il regalo. E tenete bene a mente, non parlare con i compagni durante le lezioni. Bene, vediamo cos'altro riuscirà a trovare il mio telescopio. Oh, questo deve essere il vostro animale preferito. Che carino. È giunta l'ora di partire. Rudolf non ce la fa a stare fermo. Aspettiamo solo che arrivi la polvere magica che permette a Rudolf di volare. Eccola qui! Missione compiuta! Quanto mi fanno correre! Arrivederci! A presto! Buon Natale! Ciao, ciao!